video, direi che di qua inizia a fare un caldo. Mamma mia. Che voi non avete neanche idea. Voi non è passato proprio niente dietro un secondo. Di mezz'ora. In mezz'ora. Perché le pile scariche, altre pile, sono andate a farsene. Mm-hmm. E quindi nulla, io direi di iniziare. Può finire qui. Abbiamo rimandato questo video, infatti un altro po' facevamo sciogliere tutto, non abbiamo avuto neanche il tempo di sederci qua, mezz'oretta, 20 minuti per dedicarci a registrare, infatti, eccoci. Secondo me, molte cose le ho messe già in frigo, quindi lo vedrete nel prossimo video e direi di iniziare subito, che si muore subito. Primo! Cioè, noi questi quanto l'abbiamo desiderati? Mellow Cakes, della Milka. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Che bello! Ok, si presentano proprio in questo modo. Quasi sciolti. Questo è in frigo di base. Vai. Il coso cake. Ah, ci sta. Questo è freddo. Vabbè, ma noi è completamente sciolto, però il cioccolato si sente. Però questo è in frigo, ma va bene, noi stiamo mangiando sciolto, lo stiamo mangiando prima che faccia pure quel fatto crunchy. Ah, dici tu? Sì, sì. Secondo me non è biscottoso. Tu dici no? È proprio morbido così di per sé, perché c'è sta marshmallow che lo ammorbidisce. Può essere. Però io questi li metto nel frigo. Vedo se cambia qualcosa e domani nel vlog lo proviamo, okay. Appena rientro. Così tutto sciolto. Così sei proprio così. Infatti. Andiamo avanti. Ho preso recentemente, dai. È che fa caldo, quindi. C'era pure Bounty Mars, ma non l'ho voluto prendere, mi ispirava Twix. Questo è biscotto. Sì. C'è un biscotto. C'è un biscotto. C'è un biscotto con la parte di caramello ricoperto di cioccolato. Vabbè, il Twix è stato riformulato, diciamo. Anche questo, mamma mia, sauna. Mamma mia, come si sente? Caramello. Il sale. Qua si sente il biscotto. Si sente il caramello, eh? Twix. Tipo questo, anche se sciolto, è più piacevole rispetto all'altro. Twix. Solo che non vi dà quel fatto, cioè forse il Twix è un po' più crunchy. No, il contrario. No, aspetta, sto dicendo una stronzata, cioè nel senso il Twix quando andate a mordere esce pure quel caramello sciolto. Ah, però invece buono. Più... Cioè è buono. No, è buono. Che si sente più il biscotto. Anche questo lo devo mettere in frigo. Che questo qua è frigo. Immaginati bello croccante proprio. 7,5 ci sta. Pure per me. Qui secondo me andiamo un po' sul sicuro. Sì. Kinder Choco Bombs Crispy. Guardate. Ce ne sono 4. Un casino. Adesso lo riapriremo domani. Sono imbustati. No, non li ho. No. Sì, ma allora sai cos'è? La pallina dentro il quello col cucchiaino. Kinder merendella. Maro. Di caffè buono? No, però se ci fosse stata la crema del Kinder Bueno, invece qua l'hanno divisa bianca e cioccolato. Cioccolato c'è dentro, era buono, eh? Però mi aspettavo più buono, è più buono stare... l'originale. Tipo io tra questi e il Kinder Merendero, cioè per me io preferisco quello. Cioè hanno voluto ricrearlo un po'. Però è buono quello. Ah sì, la volta. Assolutamente. Ma lo sai, ho visto che hanno fatto una novità, il Kinder Bueno, non so dove, in che nazionalità sia, al pistacchio. Wow.
Bianco, però al pistacchio. No, io non l'ho visto. Vabbè, arriverà qui tra quando Antonella porterà i suoi bellissimi figli, i miei bellissimi nipoti. Arriverà qui da me. Sì. Voto? 7. 6,5. 6,5? Per me 6,5. Ci sta. Domani mattina. Io faccio. Oro choc. Frolli integrali con zucchero, grezzo di canna e goccia di miele. Sì, basta. Sono buoni. Cuba noce, cioè, oro sale. Ho detto oro sale, cioè, vabbè, per no. Noi questi sono di oro cioè. No, allora sale, sbagliato, oro cioè è migliore. Questo è integrale, buono la mattina, già mi piace. Tutta la stecca. Oh, è bello compatto. Corposo. Cioè, non è, cioè, spesso. Bello spesso. Vai. Lo zucchero di canna si è tantissimo. Buono. È bello. Questo inzuppato. Un po' di sale sento. Buono. Si sente l'integrale. Si sente quello zucchero di canna e proprio quel miele proprio che si sente e non si sente. Non cioè, sono dolci. No. Buono. Questo pure a fare una base, metterci un po' di yogurt greco. Questo è buono. Con un po' di marmellata sopra, come se fosse una fit cheesecake, tra virgolette. Buono. Ho pensato al voto. Per me è un bel 7,5. 7, va ci bene. Sta. Sì. Mi dispiace che devi sacrificare. Mi dispiace che non sono riuscita a provarlo per Pasqua, ma veramente aprile è stato un periodo un po' così e quindi questo coniglietto è rimasto qui. Sarebbe il coniglietto della Lind al caramello salato. Che se è come sono quelli là, quei cosi rotondi, è la fine del mondo. Mi hanno detto che era molto molto buono. Vedete il sale, guarda qua. Ma se è come sono quelli là piccolini, sono uno spettacolo. Tutto. Mamma mia, c'è proprio un odore di caramello. Ma te lo mangi tutto? È ovvio, ho fatto un pezzo. Eh no, perché altrimenti facciamo pezzettini, si fa tutto. Facciamo i pezzi. Questi sono i pezzi di sale. Un caramello. Vabbè, è tutto. Anche se questa sensazione non mi fa impazzire. Però per il gusto. È stato diverso il sapore. A me dà fastidio questo rumore. Questo rumore. Ma ora lo senti di più perché forse è sciolto. Se l'anno prossimo la trovate, prendetela. Ma no, ti lascio questo sale. Tutto buono, ci piace. Buono. Quindi noi ragazzi, scusateci se alcuni potete erano così, però era un peccato comunque non fare un video in vostra compagnia. Io non so se ce ne saranno altri a seguire. Cioè, se perché troviamo qualcosa di fresco. Qualcosa di non cioccolatoso, ma qualcosa di compatto come patatine, perché ne ce ne sono uscite tante. Speriamo. Cioè è uscito uno gusto siciliano, gusto prosciutto crudo. Ma cioè, dove? Di chi? Non mi ricordo chi è il mare, forse San Carlo. Wow. Prego. Grazie. Comunque veramente delle novità salate pazzesche. E dai, dai. Ma il problema è trovarle. Non so. Quindi, non... che mi sta nominando. Quindi nulla, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.